Vabbè, ieri sera bisognava ancora correre, però c'era appunto la voglia di fare questo risultato. E la terza edizione era ora che... Assolutamente sì. C'ho questo tre edizioni per vincere, quindi... va bene, c'è chi l'ha fatto tutte e 12 e non ha mai vinto, pertanto tu con tre va bene così. Ieri sera però a microfono spento ci hai promesso che nel mese di ottobre, se non ottobre ma per fine anno, dovrai frantumare il tuo record di 1:03. Sì, diciamo che è arrivato il momento dopo un anno di cambiamenti importanti e adesso l'atletica europea e mondiale si è evoluta parecchio e per stare al passo appunto con questo livello bisogna migliorarsi. Sono nella condizione di poter esprimermi molto bene, oggi ne ho avuto una conferma e ad ottobre ci sarà da divertirsi. Pasquale ha rispettato ancora il protocollo Covid perché ha vinto con distacco. Adesso non c'è bisogno più di vincere con distacco, vero Marco? No, assolutamente. Io insomma non ho. Insomma, possiamo dire che sono più freschissimo, che ogni tanto provo a correre con loro, ma tutti i giorni mi staccano, quindi. Io avrei messo anche un quarto posto, perché in quarta posizione, vogliamo fare un grande applauso al mitico Mimmo, dove Mimmo Ricatti, il quarto classificato. Quante pagine importanti ha scritto nel mondo dell'atletica. Grazie ragazzi, grazie. Vogliamo solamente ricordare chi è il vostro allenatore. Piero Incalza. Piero, sì. Piero. Mannaggia Piero Incalza, uno dei più mitici a livello mondiale come tecnico. Grazie ragazzi, adesso andiamo veloci con le categorie.